giorno. Sono le 8:40, devo andare, sono in ospedale. Per farvi capire, l'ospedale è là e qua tipo c'è la campagna. Tutti i parcheggi sono pieni alle 8 della mattina. Ma perché? Perché? Cioè, sul serio, c'è la campagna, la prossima volta parcheggio in campagna. Ma perché? Mai parcheggiato così distante? Non c'è più parcheggio. Ma cosa è successo? Che giorno è oggi? Perché? Io ho allibita. Anche con la pioggia ha il suo fascino. Eccoci qua. Allora, sono qui per parlare di un argomento che sta facendo un po' parlare abbastanza il web e riguarda il minimalismo, ma soprattutto il canale Spazio Grigio di Irina, che io seguivo, l'ho presa anche come spunto. Scusate, ma questa è la real life, questa è la vita vera. Io come minimalista di skincare ne faccio abbastanza poca, ho pochi prodotti e quindi ho detto stendiamo. Qui vedete, questo è uno stendino da minimalista, total black, monocolor, una lavatrice sola. Questa è la vita vera. Io non so Irina da dove, come fa ad essere così perfetta, perché la vita non è così. Io lo so che su YouTube non si guadagna nulla, quindi se uno YouTuber mi viene a dire io lavoro con YouTube, no tesoro, no. Tanti YouTubers cosa fanno? Collaborano con le aziende, collaborano con dei marchi, collaborano con qualcosa che li paga per far mandare avanti il canale, perché con le sole visualizzazioni di YouTube non guadagni proprio niente. O fai miliardi di visualizzazioni, allora dici sì dai, ma i miliardi di visualizzazioni manco Danza Kuduro l'aveva fatta nel, cos'era, il 2009-2010, comunque. E oppure cosa vendono? Corsi. Parliamo di questi corsi. I corsi venduti da delle o degli YouTubers, delle persone che pensano di essere dei guru del marketing solo perché hanno raggiunto in poco tempo certi obiettivi che in molti sognano, ma alla fine dicono solo fuffa. Ragazzi, ve lo dico io. Se faccio io dei corsi di marketing, e che comunque io faccio delle consulenze di marketing a privati e a partite IVA e piccole aziende, però dico sempre questo, è inutile, io non ho una laurea su Google, di Google, su digital marketing, di SEO, di... metti questa parola ed avrai 100 milioni di visualizzazioni, non esiste. Ragazzi, è tutta questione di culo, di algoritmo, e ve lo dico io, che la gente mi chiede, ma come fai ad avere così tanti follower? Ragazzi, sono 10 anni e più che ho un canale YouTube. Sono stata una delle prime ad avere OnlyFans in Veneto, sicuramente, nella mia zona sicuramente. E sono la prima a dire che OnlyFans è la fine. Ormai guadagnano solo quelle che fanno vedere tutto finto, ed è questo. Alla gente piace vedere la perfezione, ma la perfezione non esiste, quindi è tutta finzione. Un sogno che un obiettivo irrealizzabile, troppo è troppo. Ragazzi, il web è web, la vita reale è lo stendino, vedete? È lo stendino, è arrivare a fine mese coi soldi, è restare senza mangiare o fare tanti sacrifici e fare tanti video e non sapere più che video fare, non sapere più cosa fare
per arrivare a fine mese, per prenderti i farmaci, per tante cose. E non stai lì a pensare, ma invece del latte di mandorla prendo il latte di soia biologico. Prendi il latte che costa 99 centesimi perché quelli hai. E in più ti viene anche lo squarous perché sei intollerante al lattosio. Ma non ti puoi permettere il latte di soia perché costa 1,80 euro in più. Questa è la realtà. No, il minimalismo è un lusso. Non se lo possono permettere tante persone. Anzi, per tante persone il minimalismo è avere, vuol dire avere poco. È la povertà. E la povertà non è un cazzo bella. La povertà è sacrificio, è sofferenza. E soprattutto per una persona da sola e con problemi di salute o con qualsiasi cosa, perché per una persona è molto difficile. Io sono riuscita con il minimalismo a fare il decluttering di tutte le cose che non volevo lasciare perché pesavo 90 kg, ho perso 30 kg e ho detto mi tengo i pantaloni taglia 52 perché magari un giorno ritornerò obesa. Ho avuto il coraggio di fare decluttering e di buttare via tutto. Io ho dato tutto, quasi tutto, alla mia parrucchiera, alla Edith, che lei porta le cose in Nigeria, quindi sono sicura che le cose che do a lei non vanno tipo alla Caritas, che danno le cose a chi fa piacere a loro. Ah, è la verità. Lei dà le cose a chi ha bisogno davvero. Bene, questi corsi di marketing, ragazzi, sono soldi buttati al vento. Se li faccio io, il riassunto è questo: è tutta questione di culo. Io ho fatto dei video da 2 minuti dicendo questo video non se lo cagherà nessuno, che ha fatto milioni di visualizzazioni, che io ho più visualizzazioni che iscritti. E comunque Irina, non lo so, adesso dico quello che penso, può denunciarmi, non lo so cosa può fare. Però il discorso di avere una famiglia, di avere un marito, comunque il minimalismo vuol dire avere appunto anche dei risparmi, avere una base di entrate fisse medio alte, ascoltate bene quello che vi dico. Quindi arrivare in pochi mesi, ok, che era il 2020, era la pandemia, tutti sul web, però gli iscritti si possono comprare e con i soldi si può fare davvero di tutto. Quindi io non mi stupirei a vedere gli iscritti Ormai è ovvio, io lo sapevo già che magari lei su YouTube Italia avrebbe fatto più visualizzazioni di altri perché ha copiato da qualcun altro, ma tutto ormai qui sul web è tutto un copia da qualcun altro, soprattutto degli USA o di qualche altro paese. Quindi il minimalismo in sostanza cos'è? Avere poco, ma quel poco che si ha, averlo di qualità. Ad esempio, io non mi prendo il telefonino, lo smartphone, tipo le marche tipo Redmi, Oppo, tipo un Android, ma mi prendo l'iPhone 15 Pro Max. Oh, porca vacca, il corriere mi è arrivato un pacco. Altra cosa che non penso i guru minimalisti vi diranno è che loro guadagnano tanto con i link in descrizione.
E questo ho imparato a farlo anch'io. Aspetta che l'ho messo per terra. Che schifo. Che schifo, germi. Se voi guardate nel link in descrizione, nella descrizione del video, trovate molti link in cui ci sono anche dei prodotti che se voi li acquistate ci guadagno pure io. Oh, della Molly è arrivato, oh mio dio, sono già arrivati. Ecco, il minimalismo va a farsi benedire. Perché ho buttato via tutte ho donato tutto il vestire che avevo rotto, sgualcito, ed ho preso due vestiti di qualità medio-alta e che spero mi dureranno tanti anni. Questo è il minimalismo: investire su poco, però quel poco deve valere tanto, deve durarti tanto. E se tu hai un iPhone come il mio, l'iPhone 11, e vedi che è uscito il nuovo iPhone 15 Pro Max, il mio iPhone va ancora. Perché devo comprarmi l'iPhone nuovo se il mio funziona ancora? Finché non è esaurito, finché non mi viene fuori il messaggio "Cristina, comprati uno smartphone nuovo che mi sono rotto le palle di te", allora me lo comprerò usato. Questo è. Invece vedo tanti finti minimalisti che hanno la casa con un vaso d'oro, con la pianta secca. Cosa ti tieni? Se sei minimalista, cosa ti tieni? Il vaso con la pianta secca. Quello è consumismo. Quello è far vedere la facciata dello styling moderno minimalista finto. Perché ti compri quelle cazzate lì che non servono a nulla, solo per fare polvere, e per fare le foto per Pinterest, per Instagram. Ecco, tante persone, è tutto finto, è tutto finto. Magari vivono in una mega villa e invece a te ti fanno vedere che vivono in 2 metri quadrati, in 5 in famiglia, tutto minimalista, tutto bianco. Come fai col gatto in casa ad avere tutto bianco quando c'ha il pelo che lo vedi dappertutto? Ma come fa? Cioè, hai un bambino, i bambini fanno il disastro, l'inferno in terra, e c'è tutto perfetto. Cioè, io non ci credo. Ma ragazzi, ma se ci ragionate un attimo. No, io la vedo così tanto ovvia come cosa che neanche la dico. E io mi arrabbio perché fa spendere soldi alle persone ingenue, perché si fidano, si affezionano, io lo so, perché anche a me tante persone si affezionano a me, ma io sono la prima a dire: guarda, copia da me, fai quello che faccio io, guarda, bella, fai quello che... No ragazzi, devo provarmi assolutamente. Il riassunto è questo, avete capito? Basta. Stavo guardando vari video riguardo Marco Tomasin che parla di cose assurde del tipo... In parte sono d'accordo. Cioè, chi usa i videogiochi, chi gioca i videogiochi è uno sfigato. Non sono del tutto d'accordo con questa affermazione, ma con i porno, dai, come puoi dire che non, che chi si fa le seghe, cioè è una cosa naturale masturbarsi. In sostanza, questo youtuber dice che i social media... Anch'io ho fatto un detox dai social media.
Soprattutto dopo la pandemia, tante persone e anche tanti psichiatri, psicologi, terapeuti lo consigliano, perché le persone, soprattutto le persone che lavorano nei social, hanno creato una dipendenza. E quindi disintossichiamoci dai social. Sto guardando di là perché se guardo di qua ho l'idea che non so, non riesco a dire tutto quello che penso naturalmente. Quindi stavo facendo un flusso di, cioè stavo pensando, no? Che tutto nella vita dà dipendenza. Ogni cosa può dare dipendenza. Il cibo, la televisione, mangiarsi le unghie, andare a correre, la troppa attività fisica, una dieta troppo, essere troppo fissati su qualcosa. E non è che lo dico perché è una roba. Che cosa stai dicendo, Cristina? Lo sta dicendo una persona, che non sono guru di niente, che sono una persona che hanno suonato, ciao, che sono molto predisposta ad avere dipendenze per qualsiasi cosa, perfino per guardare un film, io me lo guardo e non sto scherzando, fino ad imparare i dialoghi, tipo, e io non ho memoria, quindi tipo me lo guardo 50 volte fino ad informarmi su chi è il produttore della musica, dell'effetto sonoro, dei vari, i vari significati nelle varie lingue, un sacco di robe. Quindi, questi video fatti solo per creare hype, ragazzi, e basta. Ma no, tutte le cose, soprattutto le sigarette, l'alcol che hanno, le sigarette soprattutto hanno il cosiddetto dello Stato, no? I soldi gli vanno in tasca anche allo Stato. Sono le debolezze delle persone o i gusti delle persone. Cioè, se una persona, anche stare a casa e chiusi in camera è una dipendenza, poi diventa hikikomori, no? Una persona. Ci sono dipendenze positive e negative. Niente, volevo fare solo questo discorso e sarebbe bello. E ho visto alcuni video anche su YouTube, però io potevo farli molti anni fa quando andavo alle feste. E di un vero documentario, come un vero documentario dove provo delle sostanze e man mano con qualcuno che mi aiuta, mi sorveglia, mi riprende, mi fa domande, mi parla, io dico gli effetti, i giorni dopo, com'è la sensazione, l'effetto, il durante, il prima, il post, no? Sono, mi arrivano gli sbirri, mi mettono in galera. Come con gli psicofarmaci, stessa cosa. Penso che sarebbe d'aiuto a tante persone vedere come un farmaco, e soprattutto uno psicofarmaco, come ti senti prima, come ti senti durante, come ti fa sentire dopo. E anche la dipendenza, la voglia di prenderne ancora, e come ti fa sentire rincoglionita poi. E sono stanca di tutti questi guru, tutta questa perfezione. E devi fare i video così, e devi fare i video colà. E devi. Avete rotto i maroni. Ognuno. Oh, ragazzi, basta. Che due maroni. Ognuno fa i video come vuole. E si prende. Io mi prendo la responsabilità che faccio i video così. Non interesserà a nessuno, interesseranno a poche persone, qualcuno mi caga, chi no?
E vabbè. Però a me, per me è una cura. Cioè, piuttosto di essere Rambo e di andare in giro col mitragliatore, col coltello, ammazzare tutti, meglio che faccio un video. Sto scherzando. Meglio fare un video dove parlo, dico i miei pensieri, mi sfogo. E così voi sapete, insomma, cosa. Magari vi rivedete, magari non sono l'unica a pensarla così, chissà, chissà. C'è sempre, mi sono sempre fatta la domanda, ma chissà se sono l'unica a pensare ste robe. E chissà, non sto pensando anche, le persone che mi... Ok. Parlando di cose virali, come diventare virale, me ne frega niente. Io quando facevo i miei primi video li facevo col pensiero che tanto chi vuoi che mi caghi. E facevo tante visualizzazioni in video proprio fatti alla pene di Segugio, se si vuole proprio dire il francesismo. Alla cazzo di cane. E quindi il discorso è, ma ti metti, no, tu Cristina, ti metti alla mercé, però ti dai visibilità. Se tu ti esponi, noi abbiamo il diritto di dire la nostra opinione, sì, ok, ma mica di insultarmi. Cioè, qui sta la tua educazione, anche se sono virtuale, non mi vedete, non mi toccate, però sono reale, sono umana. Quindi a leggere un commento come lo leggeresti tu, no? Tu leggi un commento molto offensivo, dici, oh, perché mi dice questo? Cosa ho fatto? Perché? Cioè, non mi piace una cosa, io mica la giudico, mica la offendo, non la guardo e passo avanti, oppure sì, penso che due maroni questo, via. Non pensate a come si può sentire una persona quando la offendete. Io già ho i miei disturbi post-traumatici, più mi arrivano queste persone che me ne dicono di ogni. Come sì, no, vabbè, ma ci sono abituata tra il bullismo, le offese, no, ma fate pure, tanto le spalle grosse ce le ho, ma andare ad offendere, e basta, ma dai un po' di pace e amore in questo mondo, vivi e lascia vivere, no? Basta, sto parlando troppo, mi sono rotta le palle anch'io di me.